GF VIP, Giulia De Lellis e Moser intimi. Cosa ne pensa Andrea Damante? Giulia De Lellis avvicina Ignazio Moser al GF VIP 2? L'opinione di Andrea Damante. Andrea Damante ha caricato poche ore fa una storia su Instagram mentre guardava Giulia De Lellis in TV al Grande Fratello VIP 2017. Precisamente l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto riprendere la fidanzata nel momento in cui stava parlando con il suo gruppo del rapporto che si era creato con Ignazio Moser. La De Lellis ha affermato che è molto felice della sua vicinanza con il ciclista, in quanto a casa il suo Andrea sicuramente non ne sarà geloso. Giulia ha infatti aggiunto che prima che iniziasse la sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia Damante le aveva consigliato che tale avventura poteva essere entusiasmante soltanto se avesse legato con le persone giuste. E lei ha seguito alla lettera il suo consiglio. Infine ha concluso il discorso dicendo che nonostante Ignazio la baci spesso sulla guancia e l'abbraci, Moser lo fa solo in amicizia, e pensa che questo Andrea lo abbia intuito benissimo. Insomma, sarà davvero così? Damante ha quindi filmato tutto il discorso e nella sua Instagram Stories ha espresso il suo pensiero. Andrea Damante, cosa ne pensa dell'amicizia tra Giulia De Lellis e Moser al GF VIP 2017? Andrea Damante ha commentato in questo modo il rapporto che si è instaurato tra Giulia De Lellis e Ignazio al Grande Fratello VIP 2, vai tranquilla bambolina, non c'è problema. Insomma, la coppia nata a Uomini e Donne sembrerebbe davvero affiatata e i due sembrerebbero capirsi benissimo anche a distanza. D'altronde, fino ad ora Giulia non ha mai dato modo a Andrea di avere il sospetto su qualcosa, anzi, la De Lellis recentemente ha affermato di essere fiera del gruppo che si è formato al GF VIP in quanto è composto da uomini che non si allargano con lei. Andrea e Giulia hanno fatto emozionare tutti i loro fan durante la quarta puntata in diretta, in cui l'ex tronista ha voluto fare una sorpresa alla sua fidanzata entrando all'interno della casa. Purtroppo per loro le cose non sono però andate tutte rose e fiori per loro. La De Lellis sempre nella medesima puntata è stata infatti duramente attaccata da Alfonso Signorini per via di una sua dichiarazione apparentemente omofoba, immediatamente Andrea ha voluto difendere la sua ragazza prima parlando faccia a faccia con Signorini dietro le quinte e poi pubblicando un lungo post al veleno sui social, indirizzato proprio al direttore di Chi.